Abbiamo appena salutato la carovana del Giro d'Italia, siamo pronti a aspettare gli atleti veri e propri. Una bella giornata per la nostra città, uno sforzo fatto in queste settimane, in particolar modo in questi giorni, per rendere Umbertide pronta ad accogliere una manifestazione di così grande rilevanza su scala nazionale ed internazionale. Io dico con una punta d'orgoglio che, come sempre, le tante persone che hanno collaborato a vario titolo alla riuscita di questa giornata vanno ringraziate per la passione con cui l'hanno fatto. Penso che per la nostra città oggi sia un momento importante, un momento di festa, un momento di gioia, un momento per ritrovarsi, per stare insieme, per assistere appunto ad un grande evento sportivo. Questa mattina qui in Piazza Mazzini con la carovana, con i ragazzini delle scuole, e oggi pomeriggio con gli atleti del Giro. E quindi al di là delle piccole polemiche che ci sono sempre quando ci sono i grandi eventi sull'erba che magari va tagliata, che se poi viene tagliata solo perché passa il Giro, però quando si va incontro a manifestazioni importanti bisogna avere anche il coraggio di prendere qualche critica, che qualche volta ci può stare, sapendo però che si lavora nell'interesse di una città che oggi vivrà un bel giorno di festa e che domani si sveglierà con un buon ricordo da portare avanti negli anni. Giornata di festa ad Umbertide con questo passaggio del Giro d'Italia, una giornata preparata accuratamente grazie alla collaborazione di tantissime persone che hanno reso appunto questo sabato mattina particolarmente festoso ed accogliente. Tanti bambini alla carovana del Giro d'Italia che si è fermata qui. È un evento che abbiamo fortemente voluto come amministrazione e credo che sia perfettamente riuscito. Ora siamo in attesa del Giro, che dovrebbe arrivare tra circa un'ora, un'ora e un quarto, e anche su questo abbiamo preparato al meglio, credo, la città, sia dal punto di vista del verde, della pulizia, dal punto di vista della sicurezza. E quindi un evento che, come tutti gli anni, richiama tantissima gente, tantissime persone, e quindi credo che debba essere preparato con cura e con attenzione. Thank you.